Il Giro d'Italia Donne 2021 si conclude con una tappa nella pianura friulana orientale. Si parte da Capriva del Friuli e si arriva a Cormons. Sono gli ultimi 113 chilometri di una manifestazione spettacolare dominata dal team SD Works, in particolare da Anna van der Breken, la maglia rosa, che si ritrova anche tra le 5 fuggitive insieme a Lucinda Brand, a Lizzy Degnan del team Trek Segafredo, a Corinne Rivera del team DSM e a Elise Chabet della Canyon SRAM. Solamente che la maglia verde, Lucinda Brand, si ritrova in difficoltà sull'ultimo Gran Premio della Montagna, quindi rimangono in quattro. Il gruppo non riesce a ricucire il distacco, lo accorcia fino ai 30 secondi quando arrivano gli ultimi 2 chilometri, ma il lavoro straordinario di Corinne Rivera, Lizzy Degnan e Elise Chabet riesce a portare le quattro fuggitive al traguardo senza che il gruppo riesca a rimontarle, e poi è battaglia per il primo posto tra Lizzy Degnan, Corinne Rivera e Elise Chabet, mentre Anna van der Breken si limita a controllare le sue compagne di fuga. Questo lo scatto finale con Corinne Rivera che rimonta su Lizzy Degnan e va a vincere questa decima e ultima tappa del Giro d'Italia Donne 2021, terzo successo per il team DSM dopo le 2 vittorie in volata di Lorena Vibes. Corinne Rivera, arrivata seconda a Colico, vince davanti a Lizzy Degnan di un niente, con un colpo di reni, questa decima tappa sprint anche per il gruppo delle inseguitrici, e se lo aggiudica la velocissima danese Emma Norsgaard. Queste le immagini finali con Corinne Rivera che vince davanti a Lizzy Degnan, terza Elise Chabet, quarta Anna van der Breken. Anna van der Breken che sale sul podio della classifica generale, la stravince davanti a Ashley Mullman e a Demi Follering, 3 atlete del team SD Works. Quarta vittoria al Giro d'Italia per la campionessa del mondo e campionessa olimpica in carica. Questa la classifica generale finale, 1.43 di vantaggio su Ashley Mullman, 3.25 su Demi Follering. Anna van der Breken è la regina del Giro d'Italia Donne 2021. Corinne Rivera sale sul gradino più alto del podio davanti a Lizzy Degnan e a Elise Chabet, dedica la vittoria al padre scomparso e al fidanzato che oggi festeggia il compleanno, abbraccia al cielo per l'atleta nata a Manila ma statunitense. Ma poi l'applauso di Cormons è tutto per il team SD Works e per Anna van der Breken, vincitrice del Giro d'Italia Donne 2021.